Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere video senza interruzioni pubblicitarie. Buona visione! Dopo questo quadro quasi completo, il lettore si sarà convinto che i praticanti lo spiritismo di Allan Kardec dividono i medii secondo l'indole e la maniera delle manifestazioni. Senza discutere le teorie dello spiritismo, è da stolto non inchinarsi dinanzi ai fenomeni spiritici o ottenuti con le pratiche dello spiritismo. Non ricordiamo tutto quanto si è detto in Italia e fuori della napoletana Eusapia Paladino, delle esperienze e delle scommesse pro e contro Milano, dei fenomeni provocati a Parigi. Certo è che i migliori e più refrattari alle conversioni accademiche, innanzi a certi fenomeni materiali sensibili, non hanno potuto negare e confutare tutto. Non pertanto la paura dell'inganno, dell'imbroglio e della malafede deve ricondurre l'ammaestramento su un terreno di esperienze rigorosamente scientifiche ed innegabili. Perciò, il dottor Papius consiglia agli spiritisti di portare su questo terreno le esperienze per i dottoroni increduli e per impedire le allucinazioni o il dubbio, e di sostituire dei controlli meccanici al controllo convenzionale o molto problematico. 2 ore dopo il fenomeno, tutto si nega come un'illusione dei sensi. Coi controlli meccanici, il dubbio dell'illusione non è più possibile per gli sperimentatori scettici. Si può mettere in dubbio una pressione extraumana su un dinamometro o una lastra fotografica impressionata da un'apparizione cosiddetta spiritica? L'illustre psichiatra Cesare Lombroso così scrisse alla direzione degli Annali di Scienze Psichiche di Parigi. Pochi scienziati sono stati più di me increduli dello spiritismo. Per convincersene basta consultare la mia opera, Pazzi ed Anomali, ed anche i miei studi sull'ipnotismo, nei quali mi sono spinto fino ad insultare gli spiritisti. Io trovavo, e trovo ancora oggi, inammissibili certe asserzioni degli spiritisti, come ad esempio la possibilità di far parlare ed agire i morti. I morti, non essendo altro che un ammasso di sostanze inorganiche, sarebbe lo stesso che pretendere che le pietre pensino e che le pietre parlino. Un'altra ragione della mia incredulità era l'oscurità in mezzo alla quale si svolgono quasi sempre gli esperimenti, poiché un fisiologo non ammette se non i fatti che li può constatare con i propri occhi in piena luce. Ma dopo aver inteso alcuni scienziati negare fatti di ipnotismo, come la trasmissione del pensiero, la trasposizione dei sensi, fatti che per essere rari non sono meno positivi e che io avevo constatati de visu, cominciai a domandarmi se per caso il mio scetticismo rispetto ai fenomeni spiritici non fosse della stessa natura di quello degli altri scienziati per i fenomeni ipnotici. Essendomi offerto di esaminare i fatti prodotti in presenza di un medium veramente straordinario, la signora Eusapia, accettai con tanta maggior premura in quanto che potevo studiarli col concorso di distinti alienisti, come ad esempio i dottori Tamburini, Virgilio, Bianchi, Vizzioli, che erano quasi tanto scettici quanto me nella questione e che potettero assistermi nel controllo dei fenomeni. Prendemmo dapprima le maggiori precauzioni.
Avendo esaminato l'individuo secondo i dettati della psichiatria moderna, avemmo agio di rilevare una marcata ottusità del tatto, dei disturbi isterici e forse anche epilettici, e alcune tracce di una profonda ferita al parietale sinistro. I piedi e le mani della signora Eusapia furono immobilizzati dal dottor Tamburini ed anche da me, a mezzo dei nostri piedi e delle nostre mani. Abbiamo cominciato e finito i nostri esperimenti sempre con il lume acceso e di tratto in tratto uno di noi faceva scoppiettare un fiammifero per evitare qualunque soperchieria. I fatti osservati furono abbastanza strani. Potemmo constatare in piena luce il sollevarsi di una tavola e delle nostre sedie e trovammo che lo sforzo fatto per abbassarle equivaleva ad un peso di 5 o 6 kg. Dietro la domanda di uno degli assistenti, il signor Ciolfi, che conosceva il medium da molto tempo, alcuni colpi si fecero udire nell'interno della tavola. Quei colpi, in un linguaggio convenzionale cosiddetto spiritico, rispondevano perfettamente alle domande fatte sull'età delle persone presenti e su ciò che doveva accadere, per opera del potere di un sedicente spirito. Prodotto il buio, cominciammo a sentire più fortemente i colpi dati in mezzo alla tavola e, poco dopo, un campanello posto sopra un dischetto a più di un metro distante dalla Eusapia si mise a suonare per aria e sulla testa delle persone sedute, poi discese sulla nostra tavola. Alcuni momenti dopo andò a mettersi sopra un letto lontano 2 metri dal medium. Mentre che, dietro richiesta dei presenti, udivamo il suono di quel campanello, il dottor Ascensi, per invito di uno di noi, si andò a situare in piedi dietro la signora Eusapia. Accese un fiammifero e poté vedere il campanello sospeso in aria nell'atto che cadeva sul letto alle spalle del medium. In seguito, e sempre fra le tenebre, sentimmo muoversi una tavola e mentre che le mani del medium erano sempre strettamente imprigionate fra quelle del dottor Tamburini e le mie, il professor Vizioli si sentirà o tirare i baffi o pizzicare le ginocchia con contatti che gli parevano di una mano piccola e fredda. Nello stesso tempo sentì la mia sedia sollevarmisi di sotto e ben tosto rimettersi a posto. Una pesante tenda del letto, situata ad oltre 1 metro dal medium, si trasportò come spinta dal vento verso di me e mi avvolse completamente. Tentai di liberarmene, ma non vi riuscii che con molta fatica. Gli assistenti scorsero a 10 centimetri al di sopra della mia testa e di quella del dottor Tamburini delle piccole fiammelle giallognole. Ma ciò che mi fece maggior meraviglia si fu il trasporto di un piatto pieno di farina che ebbe luogo in guisa che quella rimase congelata come se fosse gelatina. Quel piatto era stato piazzato nell'alcova a più di 1,5 metri da noi. Il medium aveva avuta l'idea di farlo muovere, ma di un'altra maniera, cioè aspergendo i nostri volti col suo contenuto. La signora Eusapia aveva detto in mezzo alle sue convulsioni: «Badate! Vi aspergerò il volto a tutti voi con la farina che qui si trova». Essendosi immediatamente riacceso il lume, rompemmo la catena che avevamo formata intorno alla tavola e trovammo il piatto e la farina trasportati. Poco dopo vedemmo un grosso mobile situato più in là nell'alcova, a 2 metri da noi, avvicinarsi lentamente, come se fosse trasportato da qualcuno.
si sarebbe detto un gigantesco pachiderma che si avanzava incontro a noi. Ultimamente, ripetendo questi esperimenti col professore De Amicis, con Chiaia e Verdinois, ho veduto una sedia saltare da terra sulla tavola e ritornare a terra. Avendo fatto tenere due dinamometri alla signora Eusapia, constatai che questi segnavano 36 e 37 kg. Durante la seduta e mentre stringevamo le mani del medium, ella ci disse: «Adesso si forzano le macchine». Facemmo luce e i due dinamometri, che erano lontani da lei un mezzo metro, indicavano 42 kg. Esperimenti analoghi sono stati fatti da altri dottori, come Barth e De Flora, e questi mi scrivono di aver veduto ed inteso parecchie volte un campanello tintinnare per aria, senza essere agitato da qualcuno. Il banchiere Wirsch, che si trovava con loro, avendo domandato di discorrere con una persona che gli era cara, vide l'immagine di lei e l'intese parlare in francese, che era di tal nazione e morta da 30 anni. Parimente, il dottor Barth vide suo padre morto e si sentì due volte baciare da lui. Tutti videro delle piccole fiammelle sulla testa della signora Eusapia. Nessuno di questi fatti, che bisogna però ammettere, perché non si possono negare fatti che si sono veduti, è di tal natura da far supporre e spiegare l'esistenza di un mondo diverso da quello ammesso dai nevropatologi. Prima di tutto non bisogna perdere di vista che la signora Eusapia è nevropatica, che ha ricevuto nell'infanzia un colpo al parietale sinistro che le ha prodotto un buco nel quale si può introdurre il dito, che è rimasta in seguito soggetta a degli accessi di epilessia, di catalessi, di isterismo, che si producono soprattutto durante fenomeni medianici, e che essa finalmente presenta una marcata ottusità del tatto. Gli ammirevoli medium chiamati Holm, Slade ed altri erano anch'essi dei nevropatici. Ebbene, io non trovo per nulla inammissibile che negli isterici e negli ipnotici l'eccitazione di certi centri, che diventa potente per fatto della paralisi di tutti gli altri e provoca allora una trasposizione ed una trasmissione delle forze fisiche, possa anche portare una trasformazione nella forza luminosa o nella forza motrice. Così si spiega come la forza che chiamerò corticale o cerebrale di un medium possa, ad esempio, sollevare una tavola, tirare la barba di qualcheduno, batterlo, accarezzarlo. Fenomeni tutti assai frequenti in questi casi. Durante la trasposizione dei sensi dovuta all'isterismo, quando per esempio il naso e il mento veggono, ed è un fatto che ho verificato coi miei occhi, allorché durante alcuni istanti tutti gli altri sensi sono paralizzati, il centro corticale della visione, che ha la sua sede nel cervello, acquista una tale energia che si sostituisce all'occhio. Ciò è quanto abbiamo potuto constatare, Ottolenghi ed io, in tre ipnotizzati, servendoci della lente e del prisma. Quando un soggetto suggestionato vede un oggetto suggerito, e soprattutto quando non vede una cosa esistente che gli si suggerisce di non vedere, cosiddetta suggestione negativa, malgrado l'abbia sotto gli occhi, il centro visuale corticale rimpiazza allora l'occhio e li vede quando l'occhio stesso non vede quello che dovrebbe vedere. Le immagini, provenendo da eccitazioni interne, quali le allucinazioni suggerite, come per esempio quando si fa vedere al soggetto una mosca immaginaria sopra una carta bianca, si producono in alcuni ipnotizzati come se fossero reali.
Dunque, bisogna ammettere che esse procedono dal cervello alla periferia, vale a dire in senso contrario delle immagini vere che si portano dalla periferia al centro. In effetti, esse subiscono le modificazioni che possono provenire dai mezzi interposti. Infatti, noi abbiamo cercato di far vedere una mosca immaginaria ad un soggetto ipnotico. Facemmo avanzare e retrocedere questa immagine nello spazio e la pupilla cangiava come se l'immagine fosse reale. Inoltre, per mezzo della lente, la mosca immaginaria era ingrossata o diminuita a seconda dei movimenti della lente. Noi riuscimmo fino ad ottenere dal suggestionato l'impiego di un prisma immaginario, come se realmente esistesse. Ma perché ciò accada, è necessario che il centro cerebrale della visione sia sostituito all'organo della visione stessa, cioè a dire che il cervello vegga come vede l'occhio. Ora esaminiamo ciò che accade quando vi è trasmissione del pensiero. In certe rarissime condizioni, il movimento cerebrale che noi chiamiamo pensiero si trasmette a distanza piccola o molto considerevole. Ora, della stessa maniera con cui questa forza si trasmette, essa può anche trasformarsi e la forza psichica diventa forza motrice. Vi sono nella corteccia cerebrale degli ammassi di sostanze nervose, i centri motori, che presiedono precisamente ai movimenti e che, irritati come negli epilettici, provocano dei movimenti violenti negli organi motori. Ma si obietterà che questi movimenti spiritici non hanno come intermediario il muscolo, che è il mezzo più comune di trasmissione dei movimenti. Ma neanche il pensiero, nei casi di trasmissione, si serve più delle sue vie ordinarie di comunicazione, le quali sono la mano e la laringe. Però in questi casi il mezzo di comunicazione è quello che serve a tutte le energie e che si può chiamare, servendosi di una ipotesi costantemente ammessa, l'etere, per mezzo della quale si trasmettono la luce, l'elettricità, eccetera. Non vediamo forse la calamita far muovere il ferro senza nessun intermediario visibile? Nei fatti spiritici il movimento prende una forma che si avvicina maggiormente a quella volitiva, perché parte da un motore che è nel medesimo tempo un centro psichico, la corteccia cerebrale. La grande difficoltà sta nell'ammettere che il cervello è l'organo del pensiero e che il pensiero è un movimento. Poiché del resto in fisica non c'è difficoltà ad ammettere che le energie si trasformano e che tale energia motrice diventa luminosa o calorifica. Dopo il lavoro del Janet sull'automatismo incosciente, non vi è più nulla da fare per spiegare il caso dei medium scriventi. Quel medium che crede scrivere sotto la dettatura del tasso o dell'ariosto e che spiffera versi indegni di un alunno di seconda liceale, agisce in uno stato mezzo sonnambolico, grazie all'azione preponderante dell'emisfero destro durante l'inattività di quello sinistro. Non ha coscienza di quello che fa e crede di scrivere sotto il dettato di un altro. Questo stato di attività incosciente spiega i motivi e i gesti che può fare una mano senza che il resto del corpo e l'individuo vi partecipino e che sembrano essere l'effetto di un intervento estraneo. Molti fatti spiritici non sono altro che la trasmissione del pensiero, dei pensieri degli assistenti, trovantisi vicino al medium, intorno alla sedicente tavola spiritica, i quali fino ad un certo punto favoriscono quella trasmissione, perché,
come osservato l'altra volta, le trasmissioni arrivano più facilmente a piccola distanza dell'ipnotizzato e meglio con quelli che si trovano in contatto diretto con lui. La tavola intorno a cui si forma la catena è una causa facile di contatto ed una causa certa di avvicinamento. Così ho sempre veduto i fatti spiritici, il tiramento della barba, il tocco delle mani, succedere più spesso alle persone più vicine al medium. Quando la tavola dà una risposta esatta, per esempio quando dice l'età di una persona che questa sola conosce, quando cita un verso in una lingua sconosciuta al medium, ciò che stranamente sorprende i profani, è il fatto che accade perché uno dei presenti conosce quell'età, quel verso, e vi fissa il pensiero vivamente concentrato in occasione della seduta, e che in seguito trasmette il suo pensiero al medium, il quale lo esprime con i suoi atti e lo riflette qualche volta in uno degli assistenti. Appunto perché il pensiero è un movimento, non solamente esso si trasmette, ma si riflette ben anche. Ho osservato casi di ipnotismo in cui il pensiero non solo si trasmetteva e si rifletteva saltando in una terza persona che non era né il soggetto né l'agente e non era stata ipnotizzata. È ciò che accade per la luce, per l'onda sonora. Se fra la gente riunita intorno alla tavola misteriosa non vi è nessuno che sappia il latino, la tavola non parla il latino. Ma il pubblico grosso, che non fa questa osservazione, crede agevolmente che il medium parla il latino per ispirazione degli spiriti e crede anche di poter conversare coi trapassati. Così si spiegavano i casi di Hirsch e di Barth che videro i congiunti morti ed intesero le loro voci. Il pensiero della donna, essendo stato trasmesso al medium, rimbalza su di essi. E siccome il pensiero prende in tutti gli uomini la forma di immagine fuggitiva a causa della rapidità con la quale si associano le idee, essi videro l'immagine dei loro genitori di cui avevano il pensiero e il ricordo perfettamente vivi. Perché alle fotografie spiritiche, io ne ho vedute parecchie, ma non una sola di cui sia sicuro. Finché non avrò ottenuta una io stesso, non ne potrò emettere alcun giudizio. L'obiezione fatta dalla maggior parte della gente è la seguente: perché il medium, la signora Eusapia, per esempio, ha un potere che manca agli altri? Da questa differenza con il resto degli uomini sorge il sospetto di una giunteria, sospetto naturale, specialmente nelle menti volgari, e che è la spiegazione più semplice, più nel gusto della moltitudine, che è aliena dallo studiare e dal riflettere. Ma questo sospetto non ha presa sull'animo dello psicologo invecchiato nell'esame degli isterici e dei simulatori. D'altronde si tratta di fatti semplicissimi e abbastanza volgari, tirare la barba, sollevare la tavola, e quasi sempre gli stessi che si ripetono con una monotonia invariata, mentre un simulatore saprebbe cambiarli, inventarne altri più divertenti, più stupefacenti. Inoltre i ciarlatani sono molto numerosi e i medium molto rari. In Italia ne ho conosciuti solamente due, mentre vi ho trovate e corate più di un centinaio di isteriche simulatrici. Se i fatti spiritici fossero sempre simulati, essi dovrebbero essere numerosissimi e non già delle eccezioni. Lo ripeto, si deve ricercare la causa dei fenomeni nelle condizioni patologiche del medium stesso, precisamente come l'ho dimostrato per i fenomeni ipnotici. E il grande errore della maggioranza degli osservatori sta nel voler studiare il fenomeno ipnotico e non il terreno in cui nasce. Ora, il medium Eusapia
presenta delle anomalie cerebrali gravissime, donde proviene indubbiamente l'interruzione delle funzioni di alcuni centri cerebrali, mentre si accresce l'attività di altri centri, specialmente dei centri motori. Ecco la causa dei singolari fenomeni medianici. Qualche volta i fenomeni speciali agli ipnotizzati e ai medii si verificano, è vero, in individui normali. Però al momento di una qualche profonda emozione, per esempio nei moribondi, che pensano alla persona cara con tutta l'energia del periodo preagonico. Il pensiero si trasmette allora sotto forma di immagine ed abbiamo il fantasma che oggi si chiama allucinazione veridica o telepatica. E precisamente perché il fenomeno è patologico e straordinario. Lo si riscontra solo in alcune gravi circostanze e in individui che non possiedono una grande intelligenza, almeno nell'istante dell'accesso medianico. È probabile che in tempi molto remoti, quando la lingua era nello stato embrionale, la trasmissione del pensiero fosse molto più frequente, in modo che i fenomeni medianici pigliavano allora il nome di magia, di profezia, eccetera. Ma col progresso, col perfezionamento della scrittura e della lingua, il mezzo della trasmissione diretta del pensiero fu destinato a sparire completamente, essendo divenuto inutile ed anche nocivo e poco comodo, perché tradiva i segreti e comunicava le idee con insufficiente esattezza. Quando fu finalmente compreso che queste forme nevropatiche non avevano l'importanza che loro si attribuiva e che se erano patologiche e non divine, si videro diminuire e sparire le magie, i fantasmi, i voluti miracoli che erano quasi tutti fenomeni reali ma medianimici. Presso i popoli civili non più si scontreranno quelle manifestazioni che in casi rarissimi, mentre esse continuano ad esistere e su vasta scala tra i popoli selvaggi e negli individui nevropatici. Dunque studiamo, osserviamo come nella nevrosi, le convulsioni, l'ipnotismo, il soggetto a preferenza del fenomeno e troveremo una spiegazione più completa e meno meravigliosa di quanto pareva a bella prima. Per il momento diffidiamo di questa pretesa acutezza di mente che consiste nel vedere dappertutto dei simulatori e a crederci i soli scienziati, mentre che precisamente questa pretensione potrebbe farci cadere in errore.